Ciao raga, buongiorno, come state? Oggi vi porto con me la mia giornata. Ho un po' di cose da fare, ma come prima cosa partiamo dal caffè, perché senza il caffè al mattino veramente non... No! Ero convinta di avere del caffè avanzato da ieri, perché tra poco raga devo andare a fare le unghie e sono non in ritardo di più. Niente, devo fare il caffè super velocemente. Non so voi, ma io al mattino non ho mai forza. Infatti litigo sempre con la caffettiera. Mentre si prepara il caffè, andiamo a truccarci. Tra 20 minuti devo essere dalla mia vicina a fare le unghie. Sì, forse mi sono svegliata un po' tardi, eh. Facciamo la faccia, raga. Prima di iniziare il make up mettiamo la nostra solita crema di Elle Skin Cosmetics. Mi sono dimenticata di mandare il buongiorno al gruppo, il gruppo della famiglia. Infatti ora scrivo subito. Ciao famiglia, buongiorno, come state, che fate? Cremina messa, ora procediamo col make up. Dobbiamo fare veramente una cosa super rapida. Infatti non so nemmeno a spiegarvi le cose che mi metto, perché lo sapete. Oggi ho deciso di portarvi con me perché da un po' che non passiamo una giornata insieme. Tra l'altro adesso devo andare a fare le unghie alle 10 e manca un quarto d'ora, sono in super ritardo. Devo ancora bere il caffè, far scendere Chloe, vestirmi, poi torno a casa, mangio, alle 3:15 ho una visita senologica super importante, raga, mi raccomando, anche voi la prevenzione. Ogni anno dovete fare i soliti controlli e questo vale anche per voi uomini, però sapevo che avevo praticamente finito il fondotinta, ma non pensavo di finirlo adesso che sono in ritardo. Comunque ho comprato questa palette che mi fa impazzire, infatti la uso ogni giorno su queste tonalità del marrone. Mi metto qualcosa al volo, raga, mi sa che vado di là in tuta praticamente, e tanto sono qua vicino, anzi vado pure di là con le ciabatte. Poi dopo andrò a fare la passeggiata con la cucciolotta. Adesso la porterò soltanto qua sotto perché è troppo tardi. Praticamente ci sono, devo lavarmi soltanto i denti e poi andiamo. Alexa, che ore sono? 9:59. Ciao amore della mamma, io arrivo. Continuo a fare la nanna. Eccoci arrivate dalla Kate. Adesso rimuoviamo queste unghie e passiamo alle altre. Siamo già a buon punto, guardate come stanno venendo. Dobbiamo naturalmente ancora sistemare la forma. La lunghezza è questa, le faccio sempre lunghe così, perché sennò poi non riesco a fare niente, poi con Chloe e tutto il resto, faccende di casa. E qua abbiamo tutti i colori degli smalti, guardate che belli. Io vorrei cambiare unghie tipo ogni settimana, solo che verrebbe a costare forse un po' tantino.
perché cioè guardate che belli che sono tutti questi colori. Abbiamo deciso di utilizzare questo rosso, il 166, e adesso vedrete perché. Iniziamo a fare i cuoricini. Abbiamo praticamente finito e adesso è arrivato il momento dell'olio per le cuticole. Qua ne abbiamo un bel po'. Questi ultimi due sono nuovi, questo al cocco, questo al tè verde, questo alla mandorla, jojoba, melone, albicocca, arancia e frutti rossi. Sotto suggerimento della Kate. Abbiamo scelto il tè verde. Questa è la parte più rilassante, raga, vorrei venire qui solo per farmi fare un massaggio alle mani. Ciao amore della mamma, ma chi è la principessa di casa? Ma tu! Ecco, ogni volta che torno a casa Chloe mi fa tutte queste feste. Mi sono appena resa conto che ha vomitato due volte Chloe. Perché ogni volta che andiamo in quel posto la signorina si mangia i legni e quindi capita a volte che vomita, è vero? È vero amore? Voglio farvi vedere le unghie che mi ha fatto la Kate, sono pazzesche. Ho fatto questo bianco lattiginoso come vedete. Non fate caso alle mie pellicine perché sono stressatissima in questo periodo e me le mangio tutte. Vi piacciono raga? Semplici, eleganti e in tema di San Valentino, perché ho deciso di mettere un cuoricino. Ma Chloe, ho i miei capelli addosso. Amore, scusa. Ma adesso amore, usciamo? È patatina. Questo è un sì, vero? Sì, è un sì. Adesso scendo giù con la cucciolotta, poi torno su, devo preparare da mangiare, faccio una pasta al pesto veloce perché è tardi. A mezzogiorno e mezza arriva pure Fra e per le due devo uscire di casa per andare a fare la visita senologica. Sto per scendere con Chloe, solo che mi va un bel cafferino. Ma amore, oddio piano! Mi è caduto il caffè addosso! Ora siamo al parco. Non in area cani perché qualcuno continua a mangiare legnetti. Dai, vieni di qua, andiamo, sputa! Dai, ma perché ti fermi così? Ogni tanto rema contro. Dai amore, che poi andiamo a casa dal papà! Che è arrivato! Dai, andiamo! Niente. Ogni volta che passiamo di qua ci sono sempre un sacco di scoiattoli, conigli. Infatti c'è Chloe che ogni volta impazzisce. Eccoci tornate a casa. Guardate Chloe come corre quando c'è il papà. Non è che mi aspetti, eh? Ah, te ne vai via senza di me così? Per andare da tuo padre? Ti ricordo che sono io, che sto 24 ore su 24 con te. Io lo so cosa vuoi te. Qua abbiamo pappa vecchia e pappa nuova. Gliel'abbiamo cambiata. Sì, l'ho messo qua dentro perché sennò ogni volta devo aprire il pacco quello gigante, sennò prende aria. E oggi gliene devo dare 80 grammi di quella nuova e 40 di quelli vecchi. Perché non bisogna mai sostituire la pappa così da un giorno all'altro, ma bisogna fare gradualmente, mischiando la pappa vecchia con quella nuova. E adesso mettiamo quella vecchia. Ma amore, ho già messo l'acqua sul fuoco, sta già bollendo, anzi è un po' tardino. Facciamo 136 grammi. Metti timer 12 minuti. Oggi la facciamo col pesto. Amore, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Rubiana, vuoi uscire qua fuori? Dai, vai. Chloe, cosa guardi giù? Curiosona. Stamattina non ho fatto il letto, raga, perché ero in super ritardo.
solo che non riesco a vederlo disfatto. Infatti, appena posto lo faccio subito, anzi solitamente appena mi sveglio. Ora raga, sono alle prese con gli esiti delle mie visite vecchie. Questo è tutto il mio raccoglitore con tutte le mie visite, cose di quando ero piccolina. Cerchiamo, spero di essere stata ordinata. Per una... Finito di mangiare. Ciao amore mio, arrivo, vado a fare la visita. Sempre ritardo. Eccomi con mamma e papà. Ciao. E adesso ci dirigiamo verso l'ospedale a fare la visita. Eccomi arrivata in ospedale, ho già fatto l'accettazione, adesso aspettiamo. Qua ci sono mamma e papà che mi fanno compagnia. Ciao amori. Ciao. Visita finita raga, è andata tutta bene e adesso ritorniamo a casa. Poi vabbè, il 22 ne ho un'altra. Mi raccomando, i controlli. Mamma! Raga, qua fuori dall'ospedale è sempre pieno di scoiattoli. Ma raga, ma è qui, è qua da me. Ciao patato, ma non c'ho niente, guarda. Non ho niente. Basta, si è arrabbiato, va via. Che carini che mi hanno accompagnata. Sì, sono 50 euro. Guardate adesso Chloe. Ma ciao amore. Ciao parite della mamma. Cos'hai preso? Ma i fazzoletti dalla borsa. Grazie amore. Grazie. Sto dando una sistemata raga che... Adesso porto fuori la cucciolotta, volevo passare a prendere anche un paio di focaccine, pizzette, perché ho una fame pazzesca perché ho mangiato soltanto il primo, infatti ogni volta verso quest'ora, verso le 4 mi viene una fame che... c'è proprio il buco allo stomaco mi viene. Raga, sono pronta. Andiamo? Ho deciso di cambiare sciarpa perché l'altra è troppo pesante, guardate questa che carina, tra l'altro in tinta con il mio maglione. E questa è la sciarpa di mio zio. Con la... Ah, ma è bella moderna, eh. Questa era di mio zio, infatti adesso la utilizzo io. Corri, corri, corri. Chloe, cosa fai? Ancora che mangi? Cioè... Allora, questa mattina ha vomitato due volte la signorina. Com'è possibile che tu mangi sempre? Adesso sbuffa perché la sto tenendo. Guarda, ora la lascio e via! Complimenti! Raga, sto andando a prendere delle focaccine, delle pizzette. Ho una fame pazzesca. Chloe anche qui ha scroccato da mangiare, brava Chloe, complimenti. Vi rendete conto che Chloe è riuscita a scroccare un biscotto? Ma è assurda! Guarda che sta facendo un po' di capricci che boh, non ho capito dove vuole andare, ma rema contro, se vado da questa parte lei vuole andare dall'altra, ma non ho capito dove. Ed eccoci tornate a casa. Qua ho il mio bottino, focaccine, pizzette, guardate Chloe come mi guarda. Sì amore, adesso te lo do anche a te, va bene? Sta aspettando soltanto una cosa, il suo biscotto. Comunque questa era l'ultima uscita del giorno. In realtà io fra dovremmo andare a fare la spesa più tardi, ma non ho voglia. Oggi basta, infatti adesso mi metto al computer che devo fare alcune cose. Dai biscottino, giù seduta. Zampa. Grazie, l'altra. Bacio? Bacio, grazie amore. Vai, cosa sbavi?
Ogni volta che aspetta mentre le do il biscotto sbava. Infatti ogni volta devo far veloce perché sennò mi fa il lago di bava. Con queste orecchie da pipistrello. Mi metto un'oretta al computer che devo fare delle cose. Anzi, è già tardi, sono anche un po' in ritardo, stranamente. Devo anche montare un video, un po' di robe da fare oggi, raga. La giornata ancora non è finita. Poi c'è pure da preparare la cena questa sera. In tutto ciò c'è quello che mi fissa. Però gli ho già dato il suo cosino. È vero, Chloe, che sei una scroccona tu. Ovunque va, comunque. Perché secondo me lei fa quegli occhioni e li conquista tutti. Mentre sto al computer, raga, però mi sa che mi mangio una pizzettina. Però metto forse il coperchio. Così si scioglie pure la mozzarella sopra. Raga, che profumino! Bella bollente. Quello è venuto qui. Amore, te l'ho già dato. Hai scroccato fuori, ti ho dato biscottino appena tornato a casa. E questo non puoi. Alla fine ho deciso di mangiarmi un'altra pizzetta. Le altre poi le mangerò dopo con Fra. Pizzetta finita, adesso raga vi saluto perché così mi concentro, che devo montare alcune cose qua al computer e poi devo preparare la cena. Ciao raga!